Il regolamento per la raccolta differenziata è uno, il regolamento per gli ispettori ambientali è il secondo, il regolamento per il compostaggio è il terzo. L'amministrazione li ha fatti tutti e tre, adesso aspetto che vengano calendarizzati ciascuno per la discussione d'aula, ma c'è stata un'intensa attività che ci ha portato a questi regolamenti che sono fondamentali tutti e tre per il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Pensa che i cittadini messinesi siano pronti a questo cambiamento? È un cambiamento che sicuramente è desiderato da molta parte della cittadinanza, che si attiva e che già concretamente fa la raccolta differenziata, e per quell'altra parte della cittadinanza che ancora non lo fa, è un cambiamento che si deve fare, un passaggio culturale e di buone pratiche quotidiane che non c'è motivo che non venga fatto. Quali sono le tappe previste e i tempi? I tempi adesso la Messina Servizi completerà prima di giugno la distribuzione di tutti i kit tra il primo e il sesto quartiere, che sono quelli per i quali era stata avviata il servizio di raccolta differenziata, ancorché in maniera incompleta. Quindi completeremo primo e sesto e poi si partirà con gli altri quartieri. Da questo punto di vista la collaborazione degli amministratori è fondamentale, perché sarà tramite gli amministratori che avverrà questa distribuzione, questa consegna, con la firma anche di formulari di consegna. È esatta individuazione delle utenze. Se noi pensiamo che gli amministratori molto spesso hanno anche difficoltà loro stessi a compilare l'anagrafe condominiale, che è uno strumento che la legge ha individuato proprio perché non c'è in Italia o comunque non c'è un esatto sistema di corrispondenza fra proprietari e immobili, tra soggetti individuali e proprietari immobiliari. Incrociare questi dati significa avere finalmente una cognizione precisa della composizione del patrimonio immobiliare cittadino e capire anche quante utenze corrispondono ai condomini, che non è così semplice o così scontato come possa sembrare.